In questa azienda abbiamo seminato quest'anno 16 varietà di frumenti teneri panificabili e 8 varietà di frumenti duri, utilizzando le varietà che probabilmente sono le più adatte per questo comprensorio e per le filiere che Terre Padane fa con i propri agricoltori e con l'industria di trasformazione. Il campo è stato oggetto di una tecnica agronomica di coltivazione uguali per tutte le varietà, sia di fertilizzazione che di difesa fitosanitaria, con interventi che hanno consentito di portare a termine le coltivazioni, come potrete vedere poi, in una condizione veramente molto molto interessante. Un dato importante che potrete rilevare nel campo è il grande numero di spighe che si sono create, con degli indici di accestimento di spighe superiore alla media generale. Come potete vedere, l'andamento stagionale pluviometrico è stato molto intenso nei mesi di ottobre, dicembre, gennaio, molto meno nei mesi di fine inverno, febbraio, marzo, qualcosa in aprile e qualcosa in maggio. L'andamento stagionale primaverile è stato tale da non favorire le condizioni affinché si potessero sviluppare patologie particolari. Infatti ci troviamo in campi dove non vediamo presenza di patogeni, sia perché appunto l'annata non è stata molto favorevole, ma anche perché è stata poi adottata una linea di difesa tale che non ha consentito a nessun patogeno di poter essere presente in questi campi. Queste sono le due fasi in cui abbiamo effettuato i trattamenti fungicidi preventivi. La prima, il 4 maggio 2021, nella fase di ultima foglia pre-botticella, con prodotti adatti per questo tipo di patogeni. Il secondo trattamento è stato effettuato il 24 maggio, nella fase di inizio fioritura, che è la fase ideale per poter prevenire gli attacchi di fusariosi delle spighe. In questo cartello voi vedete la presenza degli infestanti prima del trattamento erbicida. Nella seconda fase vedete l'effetto degli erbicida dopo 7 giorni e alla fine l'effetto degli erbicidi dopo 21 giorni. Effetto lento ma inesorabile su tutte le infestanti presenti, sia di cotiledoni che graminacei. Le soluzioni messe in campo da BASF per la protezione dei cereali a paglia vanno dal seme fino al prodotto finito. Per la protezione del seme abbiamo Sistiva e Rubin Plus, entrambi prodotti a base di Floxapyroxad. Sistiva rappresenta una delle maggiori innovazioni in termini di protezione della semente, anche grazie alla sua capacità di proteggere la coltura fino alla fase di foglia bandiera. Per quanto riguarda la protezione nella fase di foglia bandiera VPCH39, abbiamo Priaxor, fungicida molto flessibile a base di Floxapyroxad e Piraclostrobina. Priaxor permette, grazie alle sue capacità di ridistribuirsi e grazie alla sua proprietà di essere facilmente assorbito, un'ottima gestione dei tempi di trattamento. In fase di spigatura, BASF offre Comet Pro Pack. Comet Pro Pack è un combi pack formato da Comet e Curbatur. I due prodotti sono a base di piraclostrobina per quanto riguarda Comet e protioconazolo per quanto riguarda il prodotto Curbatur. La caratteristica di questo prodotto è quello di essere molto efficace sia contro le malattie della foglia che le malattie della spiga, per cui permette un ottimo contenimento dei problemi derivanti dalla fusariosi e dalle micotossine. Floxapyroxad è questo principio attivo contenuto all'interno dei nostri prodotti come Priaxor e Sistiva e Rubin Plus. Questo prodotto ci garantisce un'ottima selettività sul seme nel caso delle conce e un'ottima mobilità all'interno della pianta. Il prodotto è estremamente sistemico, viene assorbito in maniera molto veloce dalla foglia nel caso dei prodotti a protezione fogliare e garantisce un'ottima efficacia nella protezione delle malattie fogliari dei cereali. Abbiamo un'ottima flessibilità di applicazione, nonostante quella che agronomicamente viene considerata l'applicazione migliore, cioè a VPCH39, Priaxor si può applicare anche a VPCH32 in associazione a erbicidi, mantenendo comunque un'ottima selettività sulla pianta. Inoltre Priaxor presenta un'attività di rinverdimento della pianta e miglioramento di quelle che sono le attività fisiologiche, quindi
migliorando anche la risposta della pianta agli stress abiotici. Infine, diciamo, siamo a conoscenza anche del largo spettro d'azione che ci offre il prodotto, e infatti Fluxapyroxad è contenuto anche in altri prodotti a marchio BASF per la protezione dalle malattie fungine, anche di orticole, vite e frutta.